diagnosi precoce e presa in carico dei pazienti affetti da patologie valvolari cardiache, arriva l'interrogazione del consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino per promuovere la diagnosi precoce sulle patologie valvolari cardiache e allo stesso tempo attivare l'uso delle tecniche mini-invasive, in particolare per il trattamento della stenosi valvolare aortica, che rappresenta la malattia più comune delle valvole cardiache degli adulti. Occorre ricordare che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte e disabilità in Italia. Il 37% dei decessi è attribuibile a queste patologie. La stenosi aortica severa ha un tasso di mortalità a 2 anni superiore al 95%. Oltre il 12% degli over 65 soffre di malattie valvolari. La diagnosi precoce quindi è fondamentale, spesso è sufficiente la semplice auscultazione del cuore o gli esami strumentali come l'elettrocardiogramma o l'ecocardiografia. La Campania presenta alti tassi di incidenza di malattie ischemiche del cuore e cerebrovascolari e ha una elevata mobilità passiva verso altre regioni. Grazie alle tecniche mini-invasive, ha commentato Tommaso Pellegrino, interventi di sostituzione delle valvole cardiache sono sempre più efficaci, consentono una rapida deospedalizzazione, quindi una più rapida ripresa dei pazienti. Ho presentato in Consiglio regionale una interrogazione per promuovere la diagnosi precoce sulle patologie valvolari cardiache e allo stesso tempo attivare l'uso delle tecniche mini-invasive.